Benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner. Siamo in compagnia oggi dell'avvocato Mario Zanchetti, socio fondatore dello studio legale Pulitano Zanchetti e professore di diritto penale presso l'Università LIUC. Buongiorno e benvenuto, avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, noi oggi diciamo, sfrutteremo la sua esperienza per parlare di un tema molto caldo, ovvero delle criticità legali che sono legate allo sviluppo esponenziale di questi ultimi mesi del mondo digitale. Come tutti sappiamo, vista appunto la pandemia tuttora in corso, i contatti fisici si sono di fatto azzerati o comunque sono stati minimizzati e sono stati sostituiti dai contatti di natura virtuale. E questo però cosa comporta, diciamo, in termini di nuovi rischi per le imprese e che devono appunto tutelarsi da una possibile esplosione di reati informatici. Avvocato, ne parleremo con lei e io le chiedo subito appunto quali sono le nuove problematiche di natura legale legate allo sviluppo del mondo digitale. Prego. Sono le nuove problematiche di natura legale legate al mondo digitale, sono certamente i reati informatici di cui possiamo parlare, ma non è soltanto quello. E il problema ovviamente non nasce nel 2020 improvvisamente con l'esplosione dell'epidemia da Covid, che ha soltanto reso esponenziale il problema. Il problema nasce con la svolta epocale data da internet, cioè dalla virtualizzazione, non solo, ce ne stiamo accorgendo tutti, dei rapporti sociali, ma dalla totale virtualizzazione dei rapporti economici, dalla virtualizzazione dell'economia, il Certo. che ovviamente ha creato una deciso, diciamo proprio un revirement totale nel mondo dell'economia e quindi anche nel mondo del diritto, solo che il mondo del diritto è molto indietro, nel senso che il nostro diritto è strutturalmente costruito per un mondo reale e non riusciamo a far fronte alla rivoluzione digitale. I tribunali sono ancora, e lo sono stati fino alla pandemia, luoghi fisici. L'idea stessa di poter fare delle udienze da remoto utilizzando Microsoft Teams più che Skype, come stiamo usando adesso, era qualcosa di assolutamente impensabile. Nel mio settore di specifica esperienza, che è il diritto penale, men che meno, e invece adesso stiamo virtualizzando tutto. Ma io vorrei far riflettere anche i nostri ascoltatori e spettatori sul fatto che il tema è molto più profondo e molto più radicale. Il diritto sembra ancorato, ma soprattutto il diritto di cui viviamo nei tribunali sembra ancorato a un mondo reale. Pensi soltanto al problema della competenza territoriale, che vale per il diritto civile, ma soprattutto per il diritto penale. Un reato che avviene sul web, dove si è verificato? Ora, è competente per giudicare un reato il tribunale del posto fisico dove il reato si è verificato. Ma una truffa informatica, un attacco hacker, una frode che avviene su internet non è avvenuta da nessuna parte. Questo sta creando in questi ultimi anni dei problemi di giurisdizione pazzeschi, perché non sappiamo neanche il diritto di quale paese debba essere applicato questo tipo di comportamenti. E arrivando al nostro povero paese Italia, crea dei problemi giganteschi di competenza fra un tribunale e l'altro. E guardi che questo non riguarda solamente i reati, diciamo così, informatici in senso stretto, cioè i reati che noi consideriamo cyber qualcosa, cyber crimes, cyber truffe, cyber danneggiamenti, cyber frodi, ma riguarda anche reati normalissimi. Il suo conto corrente, il mio conto corrente, non sono mica in un posto fisico, Certo, sono da certo. qualche parte nella rete. Ora, se qualcheduno la truffa o mi truffa, che la truffa avvenga con mezzi informatici come avviene adesso, o che la truffa sia una truffa reale, ma che comunque se la truffa si conclude con un bonifico dal mio conto corrente o dal suo conto corrente al conto corrente del truffatore, dove cazzo
Volo è avvenuto sto reato. Certo, Capisci cosa vuol dire? Adesso qui noi cominciando a fare i processi virtuali. Io sto tutti i giorni, ieri ero in udienza a Bolzano, avevo fatto l'udienza a Bolzano dal mio studio collegato via internet. assolutamente. Ma il problema è sì, c'è un problema di procedura perché non ci sono regole precise, c'è la Cassazione che ci sta facendo impazzire perché non sembra che tutti gli atti possano essere notificati via internet e alcuni ricorsi particolari in Cassazione devono essere notificati fisicamente. Quindi stiamo impazzendo a modificare le spicciole regole di procedura per adattarle a un mondo virtuale, ma forse non ci rendiamo conto che tutto il mondo del diritto, che deve radicalmente essere modificato per far fronte a un mondo virtuale parallelo che è diventato molto più rilevante. Scusi, è andata in coma una ragazzina per un gioco su Sì, TikTok, c'era scritto stamattina sui giornali. certo. E dico, sì, va bene, il reato è avvenuto nel giorno dove è stata male, dove la ragazzina ha fatto purtroppo questo gesto terrificante. Ma dove è avvenuto i comportamenti che hanno condotto a questo? E quali Assolutamente. sono gli strumenti per... E qui stiamo parlando di omicidi via internet, non stiamo parlando di truffe, non stiamo più parlando di soldi, stiamo parlando della vita. Io sono convinto che siamo di fronte alla necessità di una rivoluzione copernicana totale del mondo del diritto per adattarsi a qualche cosa che non ci aspettavamo diventasse così importante. Forse il Covid ci sta insegnando questo. Sì, diciamo, ha acceso più di qualche lampadina, ma avvocato, andando a vedere anche proprio il mondo delle imprese, come si traduce questa mancanza di, diciamo, di adeguatezza del mondo del diritto rispetto alla necessità delle imprese di doversi tutelare? Allora, si traduce nel fatto che le imprese devono dotarsi di strumentazione di protezione per evitare che i reati avvengano, Sì. perché devo dirlo da consulente delle imprese, se un'impresa subisce un attacco hacker con per esempio il classico ransomware, per cui i computer, i server dell'impresa vengono attaccati e improvvisamente l'impresa si trova tutti i file criptati, e qualcheduno da qualche posto non specificato gli chiede un pagamento in Bitcoin per restituirgli visibilità sui file, beh, se l'impresa spera di risolvere il problema facendo denuncia, sta fresca, perché la polizia postale non è in grado, per la maggioranza dei casi, di individuare chi è l'autore del fatto, ma se l'autore del fatto viene individuato, l'autore del fatto è in Estonia. E non dico Estonia a caso, è un paese altamente sviluppato per questo tipo di cose, o in Russia o in Africa, ci sono bande delle posse nigeriane che si sono specializzate nel fare attacchi ransomware, quindi da qualsiasi parte può partire, e il tentativo di difendersi attraverso il sistema giudiziario facendo denuncia è un tentativo che ad oggi è vano. In qualsiasi tribunale, in qualsiasi procura ci sono dei moduli prestampati per archiviare le denunce delle imprese che hanno subito attacchi di questo tipo. Quindi purtroppo l'unica alternativa è affidatevi a un sistema di IT valido, cercate di proteggervi dal punto di vista informatico e non subire questi attacchi, perché poi il mondo del diritto non riuscirà ad aiutarvi a posteriori. Mi spiace dirlo, ma c'è. Avvocato, le chiedo quindi quali sono i nuovi beni e gli interessi giuridici a rischio. Allora, cominciamo dal patrimonio, perché è ovvio che la stragrande maggioranza dei crimini informatici sono tuttora crimini a fini di lucro. La criminalità informatica normalmente lavora per soldi. Come dicevo prima, le nostre ricchezze, l'intera ricchezza mondiale sono dati su un computer. Tutti ricordiamo che il maggior furto mondiale avvenuto negli ultimi anni è stato un furto con mezzi cyber ai danni di una banca di Singapore che è stata integralmente svuotata di tutto il denaro di tutti i conti correnti attraverso un attacco hacker. Quindi il nostro patrimonio è sicuramente sotto rischio di attacco informatico, ma il patrimonio è solo uno dei beni giuridici che in questo momento entra in gioco. Non possiamo non ricordare, ad esempio, l'identità digitale. Oggi come oggi l'identità digitale
è una identità del tutto parallela alla nostra identità reale. Sappiamo perfettamente che i grandi ricchi dei nostri tempi altro non sono che soggetti che commerciano i nostri dati, noi consenzienti, almeno dal punto di vista formale, avendo firmato con un click un accordo con cui consentiamo ai social network o anche soltanto ai browser di internet di utilizzare i nostri dati. Ci sono quindi furti di identità digitale, attacchi all'identità digitale, diffamazioni digitali, e quindi la nostra identità digitale è sicuramente un altro bene giuridico di estrema rilevanza oggigiorno, e la nostra identità digitale è formata da una miriade di dati che va dai nostri dati strettamente identitari, nome, cognome, indirizzo, fino ai dati sanitari, ai dati bancari, a tutti i dati che compongono la nostra persona. Però non c'è ovviamente soltanto questo, da prendere in considerazione. Oggi come oggi, attraverso attacchi internet, possono essere attaccati altri nostri nuovi diritti. Un terzo diritto almeno che dovremmo prendere in considerazione è appunto il diritto all'accesso alla rete. Non voglio dire un diritto all'accesso libero alla rete nel senso di accesso gratuito alla rete, anche la rete è una commodity e quindi anche la rete ha dei costi e può essere commercializzata ai fini di profitto, per quanto ovviamente la banda potrà essere anche regolamentata e dovrà essere regolamentata ed è già in parte regolamentata con norme di diritto pubblico. Ma riflettiamo su quanto è importante oggi come diritto dell'uomo l'accesso a internet. Ieri ho fatto un'udienza a Bolzano su Microsoft Teams, io non avrei potuto farla e il mio cliente non avrebbe potuto essere assistito se io non avessi avuto una rete nel mio studio a disposizione. Oggi non potrei fare questa intervista se non avessi una rete a disposizione, e voi non potreste lavorare senza una rete a disposizione. Quindi anche la disponibilità di banda è diventata oggi probabilmente un diritto umano fondamentale, non equivalentemente distribuito in tutto il mondo e sotto controllo di poche compagnie oligopolistiche e da alcune parti anche di governi. Quindi è un problema assolutamente importante anche quello della disponibilità di banda, di cui dobbiamo tener conto in un nuovo mondo digitale che sarà in modo crescente molto diverso dal mondo reale a cui siamo abituati. Io sono perfettamente convinto che la nostra generazione, e ancor più la generazione dei nostri figli, è paragonabile alle generazioni nate intorno alla scoperta dell'America, che hanno visto l'intero mondo cambiare, nascere un'era nuova. L'era nuova che sta nascendo è molto sganciata rispetto a quello di cui siamo stati abituati fino ad adesso. Diciamo che gli ultimi 500 anni sono stati l'evo del fatto reale, della scienza, del diritto, del fatto, della prova. Chissà se i prossimi 500 anni daranno così altrettanta importanza ai fatti reali o non daranno più importanza a qualche cosa che invece è virtuale piuttosto che reale. Certo, avvocato, la ringrazio per questa riflessione, davvero interessante. Stiamo effettivamente andando incontro a una nuova era e contiamo anche che il diritto sappia adeguarsi a dovere. Diciamo Avvocato, che io lo io. spero, non è detto che ci conti, ma questo. Ecco, grazie per essere stato con noi, l'avvocato Mario Zanchetti, socio fondatore dello studio legale Pulitano Zanchetti. Grazie. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.